pasta al pesto, giusto? Sì, pasta al pesto e pinoli. E poi un... no, è un muffin al limone, è un dolcetto. Yummy! Buongiorno, finalmente riesco a riprendere qualcosa. È il secondo giorno, ieri non ho registrato niente perché eravamo stanchissimi, il fuso ci ha scombussolato. Adesso siamo venuti a prendere la macchina, qua abbiamo l'appartamento, qui sopra. Sembra, se non ti ricordi, i motel americani che vedi nei film dove ammazzano le persone, ecco qua. Abbiamo l'appartamento in zona Hollywood, l'abbiamo preso tramite Airbnb, una stanzina molto molto piccola in realtà, però è sufficiente per dormire. Andiamo a fare colazione, poi andiamo a Hollywood, andiamo a vedere la scritta Hollywood e poi stasera abbiamo la partita di basket, quindi seguitemi che vi portiamo insieme a noi. E si parte! Fare colazione, siamo arrivati, impossibile, continuiamo ad andare dritti. Abbiamo finito di fare colazione, siamo stati da Starbucks. Sì, dai. Chiudi. Siamo stati da Starbucks e adesso stiamo andando a vedere. Se non mi ammazzo prima è meglio. E adesso stiamo andando a vedere la Walk of Fame. Poi vogliamo, se riusciamo, arrivare sotto la scritta Hollywood. Però c'è tantissimo da camminare perché leggendo un articolo su internet ci vogliono circa 1 ora e 50 piedi per andare proprio sotto la scritta. Oppure si può vedere da dietro ste, però anche lì bisogna camminare tantissimo. Adesso arriviamo. Vediamo, però mi piacerebbe anche per scattare qualche foto carina. Sono le 9:30, siamo svegliati davvero prestissimo, alle 6:30 ero sveglia perché il fuso mi ha davvero stravolta questa volta. Assolutamente non succede, ma stavolta 15 ore di volo le ho sentite. Ci stiamo avvicinando perché adesso inizio a riconoscere i nomi che sono scritti, mentre invece molto prima erano persone per me quasi sconosciute. Abbiamo avuto Cameron Diaz e poi Michael Jackson. Sylvester Stallone, però adesso dovremmo esserci. Quindi andiamo. Poi iniziano a esserci quelli che conosco. Ma dai! Voglio vedere quelli della Disney. Harry Potter. Twilight, Emma Watson, è vero? Matt Damon. Andiamo, se le mie mani sono... dai, più o meno. Hai la mano di Emma Watson? Più o meno, sì. Twilight. Vediamo se tu è come quella di Harry, prova. No, è piccola, scusa. È piccolissima, sì. Vabbè, però... più o meno. Il piede. Questo è il piede di... Di Ron. Quello di Hermione. È piccolo per me quello di Hermione. Ma più o meno. Che pedana che ha Hermione? Mamma mia. Avrà un... Tu che numero hai? Io ho un 44. 43 io. Sì, ciao. Ciao. Sono un 46. Le mani piccole però, no? Sembrano piccole. Sono sproporzionato. Ha le mani piccole, vero? Rispetto ai miei. Will Smith. Ah no, beh, però anche scarpe, la scarpa dai. Però che fa?
ce ne mancano altri. Più di 1000 secondo me. Dai, ste parti all'assaggio. Il tuo è questo, col cheese. Nel frattempo guardate quanta gente c'è. Buono? Buonissimo. Patatine le assaggiate? Buonissimo. Vediamo. Molto croccanti. Zaino? Fa proprio di patata. Buone. Io ho preso il classico hamburger senza formaggio perché non mi piace. Abbiamo appena finito di mangiare, l'hamburger era buonissimo, siamo stati da In-N-Out, non l'avevamo mai provato nonostante siamo venuti diverse volte negli Stati Uniti, ma è troppo buono, ve lo consiglio, costa pochissimo, le patatine possono la fine del mondo. Adesso stiamo andando a vedere la scritta Hollywood, il traffico qua è davvero intenso, quindi speriamo di arrivare abbastanza presto. E nulla, dopo stasera abbiamo la partita Lakers contro Houston e anche la partita dell'NBA. Sono stata la prima volta, siamo stati a New York ed anche lì è stata una bella esperienza, proprio ti fa vivere al 100% l'America. E quindi anche stasera abbiamo deciso anche stavolta di andare a vedere una partita, ma stavolta la vedremo qua a Los Angeles e non a New York, giusto per variare. Questa è l'autostrada ed è immensa. Siamo arrivati all'osservatorio. È qui all'osservatorio. Forse il video camera sembra più lontano. Sì. Prima sottoscritta se riusciamo a raggiungerla. Entriamo all'osservatorio. C'è anche la vista lì. Questa c'è la città, ma in realtà poi si vede meglio se si va all'interno dell'osservatorio. E di sera deve essere ancora più bella, tutta illuminata. Spettacolo. Però la videocamera sembra tutto molto più lontano. In realtà non è così. Cioè, non è vero, vero, è vero? Meglio. Vero? Wow. Tipico school bus. Ci stiamo avvicinando alla scritta, abbiamo preso la macchina e siamo venuti dall'osservatorio perché farla camminare a piedi erano circa 6 miglia, 4 miglia, e non abbiamo il tempo a sufficienza per poterlo fare oggi, quindi probabilmente torneremo domani. Nel frattempo stiamo andando a vedere la scritta Hollywood da un altro punto e già da qua si inizia a vedere qualcosa di meraviglioso. Siamo arrivati, la vista è bellissima, se riesco a recuperare l'indirizzo preciso ve lo scrivo qui, così almeno se dovete venire a Los Angeles avete gli indirizzi precisi per vedere i punti di interesse che vi sto facendo vedere. E guardate, adesso è dalla videocamera, in realtà non sembra così vicina, ma è molto molto vicina. Questa è una delle viste più belle sulle colline di Hollywood. Sotto la scritta c'è anche un parco per rilassarsi volendo. La macchina l'abbiamo parcheggiata qui e adesso dobbiamo fare un po' di salita prima di arrivare al punto preciso per fare la foto perfetta. Eccola, eccola là. Sarebbe interessante, secondo me, dicevo prima, se andare anche proprio dietro la scritta, però sicuramente è più lontano e ci sarà anche da camminare di più. Io sono già stanca. Ma si può fare il fiatone dopo 3 passi? Ci siamo, Ste, ci siamo! Tra l'altro, nel raggiungere questo punto abbiamo visto anche di quelle ville pazzesche. Ecco, questo è esattamente il punto di cui vi parlavo, perché la scritta è proprio perfetta dietro di voi. E il punto si chiama Canyon Lake. Comunque ve lo lascerò scritto nell'info box, magari sopra il video. Ed è spettacolare la vista, ci merita tantissimo. Sono passate circa un paio d'ore, ma forse neanche. Stiamo andando a downtown, visto che fra un'oretta e mezza c'è la partita, quindi stiamo raggiungendo prima la meta in modo da poter capire un po' dove poter parcheggiare e non arrivare in ritardo. Dopo sicuramente riprenderò qualcosina in modo da potervi far vedere com'è la partita, insomma, far vedere qualcosina. Qua il traffico è perenne a qualsiasi ora del giorno.
Bene, ho la batteria scarica, speriamo che mi duri fino a stasera. Aiuto. Siamo decisamente arrivati a downtown. Adesso ci sono le macchine, quindi non riesco a farvi vedere i grattacieli. Poi c'è anche un albero, quindi copre tutta la vista. Ma siamo arrivati. Ecco qua, si vede un po' meglio. Buongiorno, è il giorno successivo, questo è il nostro secondo giorno pieno, diciamo in realtà sarebbe il terzo giorno, però il secondo giorno dove potremo esplorare la città. Comunque ieri non sono riuscita a filmare all'interno durante la partita, perché mi hanno vietato di farlo, mi hanno detto che assolutamente non potevo riprendere, quindi ho filmato un pezzettino giusto con il cellulare, che sicuramente vi avrò già messo. Comunque adesso io mi sono già truccata, devo soltanto vestirmi perché sono ancora in pigiama, ma qua è prestissimo perché queste che ore sono adesso? 7:20. Sono le 7:20 e come ieri ci siamo svegliati anche stamattina alle 6:30, abbiamo ancora un po' gli orari scombussolati. Comunque oggi è giornata impegnativa perché ho programmato tutta la giornata, quindi anche oggi vi porterò con me insieme a noi. Inoltre ieri mi sono dimenticata di riprendere un punto molto molto carino. Mentre stavamo raggiungendo la scritta Hollywood in macchina, abbiamo trovato davanti a noi la collina con la scritta Hollywood e ci siamo fermati proprio in mezzo alla strada e abbiamo scattato qualche foto perché la vista è davvero molto bella. Vi metto una foto qui giusto per farvi capire qual è il punto, dopo magari se trovo l'indirizzo o qualcosa del genere ve lo lascio scritto. Comunque è la strada che vi porta poi alla vista più da vicino di Hollywood, che avete già visto, e quel punto secondo me merita tantissimo, come merita la vista proprio da sotto, che credo sia il punto più vicino. È davvero stupendo. Poi ieri faceva caldissimo, infatti ci siamo scottati tutte le braccia, il collo, vabbè, niente. Adesso finisco di prepararmi, vi faccio vedere però l'appartamento. Allora, come vi facevo vedere ieri, questo praticamente è il parcheggio. Poi si arriva da qua, ta 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 ta, e questo è il nostro appartamento. Sembrano davvero dei motel. Comunque, non guardate il casino, ragazze, vi prego, ma la stanza è talmente piccola e quindi lasciamo sempre le valigie aperte per essere più comodi, anche se in realtà dovremmo evitare di farlo proprio perché la stanza è piccola. Comunque, intanto se sentite un rumore, sì, che si sta lavando i denti. Questo è appunto l'ingresso, c'è questo mobile super disordinato con il televisore che non abbiamo mai utilizzato, c'è il letto pieno di disordine perché ho finito di truccarmi, adesso devo sistemare tutti i miei trucchi. Poi c'è la finestra che non dà praticamente su nulla, un piccolo armadietto, una poltroncina, un tavolino, niente di che. E questa è la zona secondo me più bella dell'appartamento, c'è questa cucina che però anche qua in realtà non abbiamo mai utilizzato, utilizziamo soltanto il frigorifero. E poi di lì, vabbè, non vi faccio vedere perché non è assolutamente niente di che, c'è il bagno che proprio non mi piace per niente. E niente, questo è l'appartamento, non mi fa impazzire, nel senso perché lo trovo forse un po' troppo piccolo e poi il bagno non mi piace proprio perché l'ho trovato anche un po' sporco, però la posizione è ottima. Siamo a Hollywood, abbiamo raggiunto ieri Hollywood davvero in pochissimo tempo, anche downtown comunque in circa 20 minuti l'abbiamo raggiunta. Oggi andiamo a Beverly Hills e Rodeo Drive e anche lì dista circa una ventina, 25 minuti, quindi tutto fattibile. In realtà poi non siamo troppo distanti dai punti di interesse, però ecco, non mi fa impazzire alla fine l'appartamento. Niente, adesso noi andiamo a fare colazione e voglio andare in un posto super carino che ho trovato su Instagram, dopo vi faccio vedere perché secondo me merita tantissimo. Niente, mi preparo perché sennò viene tardi. Ok, questo è il posto, spero si senta qualcosa, è il posto che vi dicevo. Posto di cui vi parlavo, California Donut, vi lascio l'indirizzo e guardate le ciambelle che abbiamo preso, la ciambella di Omar per sé e io ho preso questa all'unicorno, però non so cosa ci sia all'interno, come sia fatta, quindi adesso li assaggiamo. Prego, Ste. Ma buono, secondo me la tua è classica. Adesso stiamo raggiungendo la macchina e poi le assaggiamo.
sembrano davvero molto invitanti. E tra l'altro non le abbiamo neanche pagate tantissimo. Cioè, quella con l'unicorno quanto? Circa 4 dollari. E quindi è tanto. La sua invece costava davvero poco, perché abbiamo speso circa 6 dollari. Sì, 6 dollari qualcosa. Quindi merita. Cioè, sono fatte molto molto bene. Ci sono diversi gusti. È aperto 24 ore su 24. E adesso raggiungiamo la macchina e la assaggiamo già. Dai, dammela. Dai, sono troppo curiosa. Allora, sopra la ricoperta di grassa c'è un cioccolato bianco. Dentro la mia è vuota, ma tua? La mia. Buonissima. Stai, fammi assaggiare la tua. Che però è già finita. Buona. La glassa tipo la fragola, la tua, no? È buona. Quella l'ho finita. No, tu hai cioccolato, cioccolato. Io praticamente ce l'ho ancora. Quasi tutta. Sì, è glassato con cioccolata bianca. Ci sono qua dentro vuota, la sai che è già bella. Il corno? Boh. La pasta di zucchero? Sì. Consigliamo? Consigliamo il posto? Okay. Buonissime. No dai, mangiato, che c'è ancora. No, da qua stiamo mangiando male. Mentre adesso andiamo a Beverly Hills. Ci siamo. Non vedo l'ora di vedere tutte le casettine. Casettine. Mille. Adesso torniamo alla macchina, visto che direi che per visitare questo quartiere è sufficiente un'oretta, poi sei già liberi di andare, però prima di andare vorrei andare a vedere le casette, le ville, insomma, che si possono trovare qui, che non abbiamo ancora visto, se non mi ricordavo più di quelle, ero già pronta per partire, però ci mancano quelle, che voglio vedere almeno qualche viuzza carina con tutte le palme. Stavamo andando lungo questa strada e ci siamo fermati perché guardate che bello, che bella questa strada con tutte queste palme. Poi ovviamente ci sono le case su entrambi i lati. Che belle queste case caratteristiche. Su questa si vede un po' poco. Anche qua il viale, molto bello. Queste vie sono immense, davvero si potrebbe camminare per ore ed ore. Tra l'altro in questa direzione, se si prosegue, si finisce sulle colline di Bel Air. Ci piacerebbe andare, adesso vediamo se riusciamo ad arrivarci. Ci vogliono circa una ventina di minuti in macchina senza traffico. Nel frattempo Stea si è cambiato le scarpe perché gli facevano male i piedi con le All-Star. Infatti io stavolta sono andata di Puma. E devo dire che queste sono super super comode. Guardate che belle queste case. Hai visto ste questa? Sì. Sulla collinetta, bellissima. Siamo venuti a pranzo e ci è piaciuto talmente tanto questo posto che ci siamo tornati anche oggi. Patatine, doppie per meste, e poi non contenti abbiamo preso addirittura 3 hamburger. Uno ce lo dividiamo. Quanto sono invitanti. Vediamo se metto a fuoco, ok. E qua, a differenza di altri posti, la lattuga la mettono fredda. Yummy! Questo In and Out è il posto. Troppo buono. Siamo venuti nel quartiere Melrose, dove ci sono murales e ad esempio c'è anche questo muro completamente rosa, infatti un sacco di persone sono qui a fare le foto. Poi dall'altra parte della strada c'è quest'altro murales molto bello e gli altri invece dobbiamo ancora trovarli.
ci siamo cambiati, siamo tornati in appartamento. Questo è il mio look per questa sera, questa camicetta a maniche corte, rosa cipria di Zara, gonnellina, questa se non sbaglio è di Primark, e poi stivaletti, non so cosa riuscite a vedere. Adesso andiamo in altre zone dove ci sono altri murales per scattare qualche altra foto, intanto che aspettiamo l'orario per andare all'osservatorio, perché vogliamo vedere la vista tutta illuminata con il tramonto. Quindi andiamo! Qui ci sono le ali per scattare una bella foto. Alla fine si sono fatte le 7:20, quindi ho paura di non riuscire a vedere il tramonto, però almeno riusciamo comunque a vedere la città tutta illuminata, perché c'è parecchio traffico e ci stiamo mettendo tanto a raggiungere l'osservatorio. Però adesso iniziamo a salire. Traffico, traffico, traffico. Bene, non ci muoveremo più. Praticamente... vediamo se mette a fuoco. Ok, abbiamo circa 8 minuti per raggiungere l'osservatorio, ma secondo me ce ne metteremo molti di più. Sono le 7:26. Ora guardo quanto ci mettiamo. Si riparte. Yeah.